Eccoci, buon pomeriggio. Eccoci qua, buongiorno a tutti. Quale Romano Muri presenti? Ecco, ci siamo. Prima edizione del nostro quiz. Yeah! Indovina chi Bruni Edition. Direi. L'abbiamo intitolata così. Noi ci siamo. Spieghiamo un attimo, Riccardo, spieghiamo un attimo come funziona il Kahoot e sì, come ci si può collegare e cosa serve per giocare, così almeno prima di iniziare sono tutti pronti e riescono a seguirci bene. Sì, allora spero di spiegare bene, però provo a ricapitolare. Bisogna collegarsi sul sito kahoot.it, che adesso passerà anche come scritta qui in sovraimpressione, oppure scaricare l'app sul vostro telefonino, Kahoot. Una volta che avrete scaricato l'app o sarete andati sulla pagina di Kahoot, dovrete inserire un codice gioco, che adesso Alessandro pubblicherà sempre sullo schermo. Da quel momento, appena daremo il via, sarà possibile partecipare al quiz. Sì, ecco, ricorderei una cosa, che se uno si collega dal browser, quindi da Chrome o da Firefox o da Safari, è importante scrivere appunto kahoot.it su una finestra e poi tenere aperta un'altra finestra con la diretta YouTube, altrimenti non si riesce a giocare. Diventa difficile seguire le domande perché su sul sito kahoot.it ci sarà solo le risposte, cioè ci saranno solo i quattro tasti per rispondere e non le domande. Esatto. Le domande si vedranno solo in diretta su YouTube. Esatto, quindi quello che devono fare adesso in questo momento tutti è andare sul sito kahoot.it, scaricare l'app e invitare i loro amici. Esatto, invitare i nostri amici, c'è ancora, siamo collegati in 70 persone, però aspettiamo ancora un po' di gente. Siamo già tantissimi. Un'altra cosa, volevo ricordare i premi. I premi per i vincitori. Allora, il vincitore vincerà un buono Amazon di 10 euro che verrà spedito ovviamente via mail al fortunato vincitore, mentre il secondo classificato vincerà l'edizione ormai introvabile braccialetto con su scritto Never Give Up, che è il braccialetto per l'occasione, e udite una confezione già usata, è aperta, di Aunchina, siccome introvabile vincerà anche questa, spediremo tutto a casa ovviamente, mai più senza. Esatto. Riccardo, forse non hai ricordato che dopo che uno scarica l'applicazione e inserisce il PIN bisogna mettere un nickname, cioè sì, un soprannome per partecipare, che sì, ovviamente non deve essere offensivo. Noi possiamo bannare, cioè togliere dal gioco tutti i nomi che sono offensivi, sì, o anche perché vediamo chi scrive, quindi dai. Esatto. Allora io direi facciamo partire il gioco, così intanto indichiamo il PIN e la gente man mano si può. E poi ci presentiamo, iscrivere. Diciamo un attimo chi siamo, no? Sì. Allora. Ok. Ecco qua, ragazzi. Allora, questo è il PIN per giocare. Adesso lo scrivo anche qua in basso. Allora, PIN per giocare 67 99 764. Ok, potete iniziare a iscrivervi. Iniziate, eccolo qua, a inserire il PIN. Non vediamo ancora nessun giocatore. Forza, iscrivetevi. Quindi andare sul sito kahoot.it, sull'app, ecco il primo. Eccoci, guardate qua. Sara Prevedello. Bravi. Quattro grandi. Forza ragazzi, iscrivetevi. 10 giocatori, 11, 12, 14, 15. Dai, forza. Aspettiamo ancora un attimo che ci sono sempre ritardatari. Ah, Riccardo, ricorda quella cosa rispetto all'iscrizione, perché altrimenti... Spieghiamo un attimo come funziona, che se uno si iscrive dopo che è partito il gioco, vai, spiega tu. Quando è partito il gioco non si può giusto più entrare nella partita,
però si può registrare il proprio nome. Esatto, cioè si può registrare il proprio nome, però se arrivate in ritardo quando il gioco è già partito, purtroppo non potete più partecipare alle domande, quindi poter vincere questi splendidi premi che vi abbiamo detto. Ripetiamo i premi, esatto, per chi si fosse collegato solo adesso. Allora, partiamo là, il terzo classificato riceve un abbraccio virtuale, direi. Esatto, un applauso da me tre. Un applauso. Un applauso. Poi, il secondo, vai Riccardo. Allora, secondo classificato, mostriamo Alessandro, vai. Il mai più senza braccialetto Brunis Never Give Up con tanto di cuoricino, ma esatto, la vera chicca è un'altra. È una mucchina usata dal nostro direttore, quindi, l'ho usata io, però è abbastanza piena. Garanzia. Esatto. Garanzia, il primo cosa vince, scusa? Il primo vince, cioè meno importante della mucchina, però vince un buono Amazon da 10 euro, da spendere come gli pare. Quindi, bene. Allora ricordiamo il PIN 64. Per giocare, 6799764. Ma Lucia, vedo che sono già bravissimi. Per tutti i nostri collegati della primaria, vai Lucia. Li vedo, si stanno aggregando pian piano, ma sono certa che con l'attenzione e l'osservazione dei bambini della primaria possiamo scalare la classifica. Se posso dire, sono molto orgoglioso dei ragazzi delle medie che stanno entrando. Ragazzi, numerosi. Siamo 70 collegati nel gioco. Sì, è dura, 71, forza, dai, aspettiamo ancora un attimo. Ma Alessandro, maestra Lucia, Alessandro, voi dovete sapere che noi alle medie siamo allenatissimi coi quiz, ne facciamo a valanghe, quindi vi stracciamo tutti, ve lo dico. Ascolta Riccardo, c'è un'altra cosa da spiegare, secondo me, che rispetto al gioco, che c'è questo ritardo su domande e risposte. Sì, ci potrebbe essere piccolo ritardo fra quando avrete disponibili i pulsanti per rispondere e quando apparirà la domanda sul vostro schermo. Dovete avere un attimo di pazienza e non appena apparirà la domanda sullo schermo noi vi avviseremo e risponderete. Ho detto tutto giusto, direttore? Perfetto. Ok, perfetto. Aspettiamo ancora qualche minuto, perché c'è ancora qualcuno che si sta iscrivendo, Forza ragazzi, anche ragazzi, è entrato Alvise, Sara Cremonese, viva Inter, no, devo dire che... viva Inter. Qualche ragazzo del liceo se scrive in chat sul nostro YouTube, che così vediamo se ci sono anche loro. La Sara, la Rachele, la Leti, Martire, beh, siamo in tantissimi, 73 già. Guarda qua, iniziano i primi commenti di... Imbattibile maestra Lucia. Beh, è vero. Mi hanno tolto dalla competizione, ma mi rifarò ben presto. Guarda qua che ci sono i nostri bambini della primaria. Ciao Pietro, ciao Giacomo. Grandi ragazzi. Un altro... Oh, ma scrivete anche forza Riccardo Abadessa. Va bene che le maestre sono amate, riverite, però insomma siamo anche noi. Lucia, eccola, lei, la maestra Lucia. Allora ragazzi, siamo arrivati a 78 giocatori iscritti, quindi io direi aspettiamo ancora un paio di minuti. Sì. Luca, Pippo, Lucia, Madda, siamo tanti. Allora aspettate un attimo qua, c'è un lieve ritorno di audio. Sì, ma tutto a posto, scusate. No, tutto a posto, siamo tantissimo. Siete pronti? Siamo pronti? Io tra un minuto comincerei, perché qua siamo già 77 iscritti. Addirittura un minuto. Ok, dai, ultimo minuto. Sì, ultimo minuto e poi si parte. Dobbiamo riscaldare i pollici intanto e gli indici. Esatto, vai Lucia, finalmente. Oh, grazie Letizia, guarda, meno male che ci sei tu che mi ricordo. Allora ragazzi, io direi che possiamo partire. Togliamo i commenti che... Partiamo? Sì, partiamo, io do il via da qua. E Riccardo vi dà il momento di partire. Ragazzi, siamo partiti, vi troverete subito i pulsantoni sul vostro gioco, però non dovete ancora schiacciare finché non esce la domanda. Pronti?
Pronti, pronti? Tra poco, ci siamo. Al primo mistero. Primo mistero. Allora, vi apparirà una foto e dovrete dire chi secondo voi è questa persona che vedete. 3, 2, 1, via. Vediamo quanti indovinano. Ai ai ai, questa qui mi sembra un po' difficile. Cosa dici? Che facile, è una maestra, ci siamo. Non è facile, stanno rispondendo in tanti, Tanti, 27 risposte, vediamo. Forza, vediamo forza, chi... forza. Gli ultimi indecisi. Mi raccomando, chi può essere questa bambina con lo ancora sguardo pensieroso? Ancora 10 secondi, 9, 8, 7. Quasi tutti hanno risposto, quasi sì, tutti. Sì. 2, 1. Bene. Allora. No. Vediamo quanti Andiamo hanno indovinato. Andiamo a vedere un po' la classifica. Vediamo. Allora, per il momento primo è Pippi. Pippi primo per ora. Poi seconda Anna Cappellato, che conosco. Poi Giovanni Favaro, Benedetta Scuttari e Luigi seconda. Bene, molto andiamo bene. Andiamo avanti. Pronti. Eccoci qua. Questo bambino pieno di ricci. Ci sono già alcune risposte. Maestra Lucia, chi è questo bambino pieno di ricci? Chi potrebbe essere? Il professor Rampa? Una cartina dietro bisogna... può essere il maestro Luca? Il prof Manfrin? O io? Beh, i capelli, guardate, cioè, non so. È un po' adesso, difficile. Sa che da bambini si hanno sempre più capelli, però insomma, adesso, non so. Vorrei dare troppi aiuti, Forza, no. Forza, stanno arrivando le risposte, veloci a rispondere. Adesso voglio vedere chi ha risposto, che sono io. Non vedo l'ora. Se qualcuno ha usato. Veloci. Chi può essere questo bambino serio a scuola con la penna? Oh, ragazzi, ecco la classifica, abbiamo un cambio. Aggiorna. Vorrei dire Elena Quaglia, ci capiamo. E c'è anche una maestra qua a seconda. C'è una maestra a seconda. Attenzione, prossimo bambino. Prossimo bambino, guardate che visetto vispo. Allora, vediamo Lucia, vediamo le opzioni, quali possono essere. Allora o il prof Dainese, il nostro preside. Coordinatore. Chissà, coordinatore. Oppure il prof Marcante, che insegna tecnologia alle medie, il prof Sterbizzi, prof di inglese, new entry, o il prof Manfrin, il prof nostro prof di ginnastica. In tutte le risposte, prima o poi la becchiamo. Prima o poi la beccheremo. Forza con le risposte, veloce. Però veloce. Secondo me, non lo so Alessandro, ma secondo me guardando bene gli occhi si può indovinare. Anche secondo me, questa non è... Non è così difficile, dai, forza. Sono rimasti quelli. Sì, sono rimasti proprio quelli. Forza che non è difficile, grande, ha risposto tutti. Bene, andiamo avanti allora e vediamo chi è. Era il prof Marcante. Il prof Marcante, inconfondibile sguardo. Vediamo un attimo la classifica come si sposta. Ragazzi, grande. Elena Quaglia, chi è? Elena Quaglia sta dominando. Però entra Luca, ragazzi, e anche De Principe è entrato. Andiamo avanti con la prossima domanda. Prossima domanda. Vediamo. Sono curioso adesso di vedere le altre foto. Vediamo chi viene fuori. Ragazzi, questa è difficile, Ragazzi, questa è difficile. Difficile. Chi sarà? Allora, mai? Leggiamo le opzioni. Vai, Lucia. Vai, Riccardo. Allora, prof Benetti, matematica al liceo, oppure prof Bolzonella, che insegna religione alle medie al liceo, la prof Marangon, che insegna inglese alle medie, o la prof Rossetto, che insegna italiano alle medie. Insomma, o tre delle medie. Sta rispondendo in tanti, dai, veloci. Lo sguardo anche qui è inconfondibile, ragazzi. Pensando.
aguzzate forza, la vista. Forza, veloci che il tempo passa. Sarà una faccia furbetta. È una faccia furbetta, secondo ancora me. Ancora pochi devono rispondere. Forza, 9 secondi. Manca poco. Veloci. Veloci, veloci. Dovete accaparrarvi questa mucchina, non tanto il buono Amazon, Benissimo, Bolzonella. Vediamo la classifica come si è spostata. Ragazzi. Oh, niente. Elena, allora niente, ci dicono niente, che Elena Quaglianello sta dominando la classifica. Sta dominando, grande, ragazzi, veramente. Ma Michele e Luca inseguono. Attenzione che la sfida è ancora lunga, questa è difficile, ragazzi. È difficile. Sì. Questa, pennello in mano. Pochi potrebbero essere. Con questo sfondo di animali. Leggici le opzioni, Lucia. Allora, vai, Lucia. Allora, si tratta sempre di maestre qui. Maestra Claudia. Sì. Maestra Lucia T. E chi è questa Lucia T? Una grande direttrice Adriana, un'altra grande, o la maestra Cristina. Veloci, ragazzi, veloci che manca ancora poco, forza! Dai, la faccia da maestra. Secondi. La faccia da maestra, cioè, devo dire, fiocchetto in testa, sguardo attento. Vediamo chi può essere. 75 risposte, andiamo avanti. Era la direttrice Adriana. Vediamo Lucia, di persone hanno detto che eri tu. Elena Quaglia ha perso la testa della classifica. Ragazzi, c'è l'1,75. Andiamo avanti allora. Mi raccomando, testa a testa, sorpassone. Prossima foto. Sorpassone, ragazzi. Questa è bella, dai. Forza, ragazzi. Via. Vai, Lucia, leggici le opzioni. Sempre maestre qui. Allora. Sì, sempre maestra Federica, questa è bellissima. Maestra Gaia Desidera, maestra Barbara o maestra Elena? Di Federica, forza, Barbara, ragazzi, Gaia, rispondete, o Elena. Rispondete che qua... Devo dire che anche questa ci assomiglia ancora molto. Si può capire, dai, questa si può fare. Con questo grande sorriso, sì. Forza, forza, siamo tantissimi, comunque siamo più di 100 collegati, sono, ragazzi, molto contento. Veramente siete stupendi. Ma dopo i premi qui la gente non ha più resistito. Esatto. 75, 76, 77 risposte, 79. Vai, grazie, ci sono scatenati qua, sulla maestra. Sono scatenati qua. 2, 1. 1, stop. Risposta? Vediamo, era la maestra Elena. Qualcuno l'ha indovinata. Vediamo la classifica se si è mossa. Ragazzi, Lulu 75, però Lulu 75 mi sa che sta un po', perché non so se è la maestra Lucia Freguia, forse. Lucia Freguia, maestra Lucia, sei tu, palesati. Prossima foto, vediamo foto. Il prossimo, ragazzi. Questa è difficile, Questa 90. È difficile, allora, ragazzi. Leggo io le opzioni, assumo io questa responsabilità. Allora, questa bambina... dagli occhi, da questo sguardo, questo sorriso, no? È la maestra Nachiana, la prof Bolzonella, la prof Piergallini, la nostra prof di francese delle medie del liceo, o la prof di inglese delle medie Bottacin. Forza, ragazzi, secondo me questa, dico che si può capire. Non posso dare un indizio grande, dai, ma ve insomma... la faccio vedere anche a tutto schermo, guarda. Ecco, guardatela bene, perché ha lo sguardo proprio di una terra ricca, bella. Forza, ragazzi, forza! Qualcuno in chat dice che è facilissimo, vediamo. 1, stop. Ok, era la professoressa Piergallini, l'hanno indovinato in tantissimi, bravi. Vediamo se si è mossa la classifica. Pippi è risalito. Il tocco abruzzese era evidente, volevo dire. Luca anche. Luca insegue. Vediamo qua, ragazzi. Prossima foto. Questa. Qua ci siamo, qua una Tornale maestra. Prego, Alessandro, Lucia, prego. Esatto, se dici lascerei alla Lucia. Allora, ci sono sempre io come opzione, per cui maestra Lucia.
Ecco, sono lì. Sei tu. Due spalline alle risposte. Poi maestra Valeria, sì. Maestra Emanuela, sì. O la maestra Alessia. Ecco, vediamo, allora, scatenatevi. Lucia, scusa Alessandro, puoi mettere l'immagine della Lucia così vediamo se può essere lei? Prima e dopo. Ci metti a sinistra. Se ecco, ci metti noi tre, ecco, così. Ah, voi tre, ok, aspetta un attimo. Scusami, devo fare la stessa faccia. Per... No. Esatto, eccoci devi qua. Fare la stessa faccia, eh. Vai. Può essere la maestra Lucia? Chissà. Eccoci qua, vediamo se si è mossa la classifica, ragazzi. Manca pochi due, secondi. Uno, veloci. Era Lucia. Ragazzi, non era la maestra Emanuela, ma... vi ha tratto in inganno la Lucia. Ma creduto sempre lì. Vediamo se si è mossa la classifica. Manu Natale! Qua però, ragazzi, qua, attenzione. Luigi, ma Manu Natale chi è? Dici chi è Manu Natale? Credo che sia la maestra di prima, Manuela, ragazzi. La foto. Ah, la foto. Là. Vediamo questa, se qualcuno la indovina. Anche qui credo che sia sguardo inconfondibile, qua è da indovinare. Allora, opzioni. Maestra Lucia, dico io le prime due e tu le altre due. Vai, vai, vai. Allora, o la maestra Anna Chiara, sì. No? O la maestra Federica, oppure? Oppure la maestra Gaia o la maestra Barbara. Chissà. Anna Chiara, Federica, rimettiamola Gaia. Tutto schermo, guardatela bene. Guardate bene lo sguardo. Inconfondibile, ragazzi. Inconfondibile. Qui i bambini delle elementari devono indovinare. Qua c'è qualcuno che infatti risponde, maestra Barbara. Io non ci sono questa volta, non per cui dai. Spoilerate nella chat chi è, perché sennò... Io credo che stia giocando chi non è riuscito un attimo a collegarsi in chat, però... Dai. Maestra Anna comunque, Chiara. Maestra 40 Anna Chiara, esatto. Vediamo la classifica se si è mossa. Grande, un nuovo capo classifica. E c'è da dire che Giovanni insegue da un po', sta salendo. Sì. Lui vuole la mucchina, rimane lì al secondo. Vuole la mucchina, ragazzi, la mucchina è un premio ambito. Ragazzi, qua siamo un'altra zona della scuola, diciamo. Sì, già questo è un bel indizio, Alessandro. Allora, leggiamo le opzioni. La maestra Valentina, però se vi ricordate la maestra Valentina, dico altro. La prof Piergallini, la professoressa Falcone di matematica del liceo, oppure la professoressa di inglese del liceo Migliavacca. Chi sarà mai? Attenzione. Stanno allora, rispondendo per qualcuno che nelle chat dice che ci sono troppe maestre. In realtà abbiamo messo con il misurino un po' di maestre, un po' di professoresse, un po' delle medie. Quindi abbiamo ci sono per tutti. Cioè, Alessandro, diciamo, siamo qui da 32 giorni a vedere bene, calibrare. Col misurino. Ci hanno mandato l'album da studiare. Anzi, volevo approfittarne, Riccardo, per ringraziare tutti quelli. Ecco, era la prof Falcone, esatto. La maggior parte. Vediamo. Luigi ancora primo, ragazzi, Facciamo in tempo a ringraziare chi ci ha mandato le foto. Vai. Allora, volevamo ringraziare tutti i professori che si sono prestati al nostro gioco, ci hanno mandato le loro bellissime foto e il resto lo diciamo dopo quest'altra foto, vai. Continuiamo a giocare. Ragazzi, questo... Vai Lucia, chi può essere? Allora, chi è? Prof. Grigolin, che insegna storia al liceo, oppure prof. Maratini, che insegna scienze al liceo, maestra Valentina o la maestra Alessia? Qui ragazzi, questa forza chiama bionda bambina dai boccoli biondi. Comunque volevo dire a tutti quelli che ci stanno ascoltando che abbiamo sfogliato quante foto, Lucia? 2000 Stata una lunga selezione e abbiamo selezionato le migliori, le altre le più belle c'è stato un comitato scientifico che ha selezionato proprio le migliori per questo gioco. E una di queste è
vediamo chi è la prof o la maestra. Era Grigolin! La Grigolin! Vediamo la classifica se si è mossa. Vediamo. Luigi domina, ragazzi, Luigi riesce a rimanere in testa, eh. Attenzione che è entrata Letti. Non è mica detta, non è mica detta tutta perché ce n'è ancora tanti, eh. Ce n'è ancora tanti. Vediamo chi è. Siamo quasi a metà. Il prossimo. Ah, questa foto. Questa chi è? Foto in bianco e nero. Foto in bianco e nero, quindi pensateci bene. Guardate questi occhi attenti. Maestra Lucia, cosa dici? Chi può essere, maestra Claudia? Cinzia. Grazia o Adriana, la direttrice? È difficile. Questa non è semplice. Ma noi possiamo provare a indovinare. Io questa, ad esempio, non la so. Potrei provare a indovinare. Prova. Allora, non so. Mi verrebbe da dire... possiamo scartarla, che è già uscita. Allora, scarto subito la direttrice Adriana e anche la Grazia. Secondo me è tra la Claudia e la Cinzia. Ti devi muovere però, perché sta finendo il tempo. Guardate che in chat ci dicono che vogliono la mucchina, quindi bisogna assolutamente... Era la maestra Claudia! La maestra Claudia, vediamo! Vediamo se si è mossa la classifica, ragazzi. Vediamo. Abbiamo un cambio al vertice. Letti è al primo posto. Allora, avanti. C'è da dire che questo Giovanni che vuole la mucchina è terzo, quindi ti devi dare un po' da fare, sennò vinci sempre l'abbraccio virtuale. Prossima foto. Allora. Vai Lucia, allora, chi potrebbe essere? Chi sarà? Quattro opzioni. Allora, maestra Anna Volpato. Anna Segretaria, maestra Anna Chiara, oppure si ripresenta la maestra Cinzia. Prima non era, però era la maestra Claudia, quella di prima. Sì. Volete fare qualche ipotesi? Io devo dire la verità, che dal viso l'ho riconosciuta subito. Quindi questa è facile. Devo dire che è proprio facile. Questa è facile. Il sorriso c'è ancora. Sì, è colei che cura tutti i bambini quando si fanno male. Questa è facile. E anche le maestre. Aiutone, ma ormai sono già 80 risposte, quindi... Sì, dai. 1-0. Eccoci qua. Anna Segretaria. Vediamo se si è mossa la classifica un attimo. Vediamo la classifica. Oh, ragazzi, è tornato Luigi. Luigi è tornato. Boss, quarto posto. Vedete che tutto cambia in pochissimo, quindi... Prossima foto. Chi è? Questa non è facile, eh? Questa non è facile per niente. Devo dire che questa mi ricordo bene chi è, ma non è facile. Allora leggiamo le opzioni. Sarà Riccardo. Il prof Zilio, che tutti conoscono, eh? Universal. Prof Zilio di musica delle medie. Il prof Manfrin, il nostro prof di ginnastica. Cristiano Ronaldo, che frequenta abitualmente la nostra scuola, quindi ci siamo sentiti di metterlo dentro. Giusto. Oppure il professor Rinaldi, che è il nostro prof di italiano delle medie. Benissimo. Darà mai. Forza, ragazzi, forza. Anche qui lo sguardo non mente, eh. Devo dire che non potete sbagliarvi. No, Lucia? Vediamo. Che ha fatto carriera dopo, comunque, in qualsiasi caso. Ragazzi, era proprio Cristiano Ronaldo. Manfrin ha preso più voti di Cristiano Ronaldo, ragazzi. Esatto. Manfrin. C'è un cambio al vertice. Luigi è andato a vincere la mucchina quasi, eh. Vabbè, mancano ancora un bel po' di domande, ragazzi. Chi è? Ragazzi, questa è difficile. Prego, Lucia. È difficile, ma... Vai, concentriamoci. Lucia. Allora, prof Maratini del liceo di scienze, maestra Barbara, prof Dasso, o Basso, non riesco a leggere molto bene, Basso. Che insegna matematica e fisica al liceo, oppure la prof Bucciol, sempre del liceo di scienze. Guardate bene, ragazzi,
qui devo dire che hanno più spazio i liceali, sono tre del liceo le opzioni, però c'è la maestra Barbara. È lì fissa. È lì fissa che attende di essere nominata. No? Forza, questa ragazzi, era la foto 2107, me la ricordo. Stanno arrivando tutte le risposte. Olè. Manca ancora poco. Devo dire, Alessandro, che la nostra chat è scatenata. Chi era? Bucciol. Era la prof Bucciol. La prof Bucciol, esattamente. Vediamo se si è mossa un po' la classifica. Vediamo. Niente. Boss rimane lì. Prossima foto. Pronti, eh? Prontissimi, chi è? Questa non è facile. Allora, provo a dare qualche opzione. Vediamo. Allora, è la professoressa Rossi, che insegna italiano al liceo. Sì. La professoressa Bucciol, ma se siete stati attenti, vabbè. Ah, giusto. La professoressa Centis, che insegna arti al liceo, o la professoressa di inglese del liceo, Miglia Vacca. Chi torniamo sarà? Al liceo, porta, porta. Torniamo al liceo. C'è un ritardo, l'abbiamo segnalato che c'è un ritardo, purtroppo non possiamo farci niente. A voi arrivano le domande e avete ancora comunque 15 secondi per rispondere. Esatto, avete tutto il tempo. Dipende dalla connessione internet che avete. Esattamente. Allora. Stanno rispondendo in tanti, mancano 3 secondi. 2, 1, chi era? Stop. Era la professoressa Rossi, ben 40 anni indovinato. Vediamo se si è mossa grandi, la classifica. Qui si è mossa. Oh, ragazzi, boss. Qui si è mossa. Avanti e sempre primo, eh. Aumenta il distacco qui, vediamo. Aumenta il distacco, ragazzi. E comunque c'è da dire che anche la mucchina è ambita come regalo. Sono d'accordo. Oh, qua vediamo. Maestra, prego, Lucia, lascia a te lo spazio. Allora, chi è? Chi è? Maestra Lucia Freguia. Maestra Alessia. Sì. Prof. Falcone del liceo di matematica. Sì. O prof. Meneghini delle medie di italiano. Forza, che stanno arrivando un sacco di risposte qua. Quindi ci sono due maestre, un liceo e una delle medie. Chi sarà mai? Anche qua, forza, dai, forza, Lucia, forza. Posso dire? Questa è facilissima, eh? Dai. Assolutamente sì. Che arrivano. Inconfondibile. Arrivano veloci perché questa è facile. Sì. Quindi ci sarà un ribaltone di classifica. Questa vediamo. Devo dire che è molto riconoscibile, eh? Sì, questa l'abbiamo selezionata. Manca ancora pochissimo. Era proprio lei, la maestra Lucia Freguia. Lucia! Vediamo infatti, un attimo se si è mossa la classifica. Prego, Riccardo. 57 persone, boss, primo classificato, che è tornato primo. Ragazzi, è rimasto primo. Era boss, scusami, Pippi, Aurora, Lulu, Luigi. Vabbè. Sì, secondo me boss deve essere Pietro Boscaro. Chi è? Pietro Boscaro. Vediamo chi è questo. Ti presento io perché presento io le opzioni perché ci sei te, quindi vorrei vai, Alessandro poi. Allora, è la maestra Laura, la maestra Anna, la maestra Cristina o lei, la professoressa, la maestra Lucia Taglioretti, questa qua. Vai, fai lei. La posa però dall'altro lato. Come? Esatto, così. Forza Perfetto. Con le risposte. Se vi sembra uguale alla maestra Lucia, premete il tasto blu. C'è un po' di indecisione, stanno pensando. Sì, sono un po' lenti. Però qui adesso anche stanno arrivando. Lucia, vediamo quanti ti nomineranno. Sono proprio vediamo ancora curioso di capire. Vediamo. 2, 1. Risposta. Chi era Lucia? Era la maestra Anna, però ben 8, ben 8 classifica. Ringrazio i miei 8 fan comunque. È salita Aurora P. Ragazzi, Lucia, dopo questo gioco si aprirà un fan club, maestra Lucia T. Grandi. Allora, chi è? Ah, questa foto qui. Questa non è facile. Non è facile, prego Riccardo. Allora, leggo un sacco di mie colleghe, quindi dico le proposte. Allora,
la professoressa Bergamin, la nostra super prof di tecnologia, oppure la professoressa Sgalmuzzo, prof di italiano, vicepresidente della nostra scuola, la professoressa Rossetto, prof di italiano delle medie, o altra prof delle medie di italiano, professoressa Petrarca. Allora, o è una delle prof di italiano o la Bergamin di tecnologia. Esatto, vi metto un po' più grande lo schermo così la vedete bene. Sì, questa volta Lucia non puoi fare imitazioni. Niente. Niente, proprio te. Comunque vorrei dire che nella prof Petrarca è scritto italiano, che comunque è una lingua. Ops. È una lingua ops, scusate. Importante. Sì, sì, la professoressa Petrarca poi ci dirà, ma è specializzata in italiano. La professoressa Rossetto. Vediamo se si è mossa la classifica. Se guardate bene lo sguardo. Allora, classifica rimane primo Boss, seconda Aurora, P. Luigi, Sara, che ha un radar, insomma, familiare. Dici che è mia figlia? Non lo so, non volevo dire quello, però insomma... ragazzi, attenzione perché qui abbiamo un bonus da 2000 punti, Chi indovina questa vince 2000 punti. È l'unica domanda bonus così, perché non è facile. Vai, Lucia. Boss può tremare perché adesso può esserci il sorpasso. Allora, chi è? Prof. Rocco del liceo che insegna italiano e latino. Prof. Tosini, sempre del liceo che insegna storia. Prof. Traversi di motoria primaria e liceo. Oppure... professore coordinatore del liceo Frittiero Martino. Attenzione ragazzi, questo è tricky. Quindi vi giocate 2000 punti, quindi... sì, qua ci si gioca 2000 punti, ragazzi. Sì. Secondo me i suoi studenti per rispondere. I suoi studenti l'hanno riconosciuto subito. Penso di sì. Vediamo era quanti... il professor Rocco, solo il 16, quindi solo 16 persone. Si muove la classifica, pronti per vedere la classifica? Vediamo. Una certa Sara Rada al primo posto e scalza Boss. Quindi boss. Non so chi tu sia, ma intanto hai la mucchina, sicuramente. Chi è? Bambina con costume tipico. Tipico sardo, sembra, no? Tipico sardo, abbinata, però abbinatissima. Allora, chi può essere maestra Lucia? Cioè, allora, come ti vesti qua, tra le maestre qui, maestra Raffaella, maestra Lucia F, maestra Alessia o la maestra Claudia? Cioè, Enzo Micio, spostati qua. Qui c'è una miss. Poi ci faremo raccontare in che occasione si è vista. Il perché e il per come. Il prossimo gioco è adesso devono replicare le foto che ci hanno mandato. Esattamente. Da adulti stessa ragazzi, la maestra Raffaella. Tantissimi hanno risposto corretto. Pronti per la classifica? Vediamo. Rimane esattamente in testa Sara Rada. Boss secondo, ma Tazbrot sta lì alle calcagna. Vediamo prossima foto. Chi è? Oh, ragazzi! Chi è? Qui non è facile. Si parla di prof. Sicuramente. Allora, vai Lucia. Allora, prima opzione. Prof. Marcante delle medie di tecnologia. Sì. Prof. Abbadessa delle medie di italiano. Aspetta, quindi qua tocca a me fare la posa. Posa. Fai la posa. Era più bello quel maglione là del tuo, adesso vediamo. Prof. Vediamo. Sterbizzi delle medie di inglese. O torna il prof Traversi di motoria. Vediamo bene a schermo intero. Questo... dai. Sì, schermo intero, ragazzi. Ci vuole per questa foto, devo dire la verità. Ci siamo foto quasi. Super anni 80, con orsacchiotti veramente incorporato. Ragazzi, era il prof. Vediamo Evviva. La classifica, Riccardo, vai. Classifica, Sara Rada al primo posto, Boss che
non ritorna, è al secondo ma guadagna punti, e Taz Brot che è alle sue calcagna. Attenzione, è entrato anche Pippo Andreoli in classifica. Ah, ragazzi, ragazzi, bonus da 2000 punti, attenzione. Ah, c'è un altro bonus da 2000 punti? Sì. Vai Lucia. Li regaliamo così che vediamo di muovere un po' la classifica. Sì, esatto. Allora, Prof. Bergamin delle medie di tecnologia, oppure Prof. Friso del liceo di matematica, Prof. Piergallini di francese delle medie del liceo, oppure la maestra Claudia. Bah. C'è un bonus perché non è semplicissimo. Non ma è semplicissimo, esatto. Non è semplicissimo. Se si guarda attentamente... Se posso dire... Esatto, lo sguardo è quello. È quello. Secondo me i suoi studenti riconosceranno immediatamente. Ah, vediamo. Guardate. Adesso. Forza, manca ancora poco. Qua si può muovere 5 secondi. La classifica, 2000 punti vale, Sì, professoressa sì. O maestra che sia, fai guadagnare 2000 punti. Era la Bergamin. Pronti a vedere la classifica? Vai, Abba. Allora rimane in testa Sara, e Boss insegue e Pippo Andreoli arriva terzo. Abbiamo anche Taz Brot, che ho scoperto essere i signori Tasini, ragazzi. I Taz Brothers sono. Esatto, come abbiamo fatto. Prossimo gioco di squadra. Questa non è semplice. Non è semplice, ma prego, si può fare. Prego, Prof. Abadessa. Vado io? Ok, perfetto. Allora, questa ragazza è la prof Emilia Vacca del liceo, quindi inglese, che aspetta ancora di essere nominata. La professoressa Rossi, italiana del liceo. Abbiamo già vista. Scusate, ma qua... La prof Miralles, inglese del liceo, oppure, di nuovo torna, non so, maestra Lucia, dite alla maestra Anna di, insomma, di mettersela via... O mandati foto o niente. Scusate ragazzi, è colpa mia, ero un po' stanco. Allora, chi può essere, anche qua secondo me, gli alunni qua, di questa professoressa? Li abbiamo un po' facilitati, dai. Sì, devo dire di sì. Vediamo ragazzi, subito. Ragazzi, era proprio la Prof Miralles. Complimenti a chi ha indovinato. Veramente, 39 classifica... persone. Grandi. Si muove Luigi che arriva al secondo, Luigi al terzo va posto. Su, è vero. Luigi vuol va vincere su, la mucchina, ragazzi. Vuol vincere la mucchina o l'abbraccio virtuale. Prossima foto. Qui ci chiedono di giocare, siamo sempre di più. Oh, ragazzi, qua. Prego, devo Lucia. Dire, quando ho visto questa foto, devo dire che sono rimasto anche colpito. Un ragazzo studioso, devo dire. Sì, un ragazzo taglio studioso. Taglio già moderno, di capelli. Alla moda, anticipato una gran moda. Allora, le opzioni sono o il prof Rampa del liceo che insegna italiano e latino, oppure il prof Manfrin o Cristiano Ronaldo, dipende da come uno interpreta, Riccardo Scamarcio, noto attore e che passa i pomeriggi con noi al Romano Bruni, oppure il professor Benetti che insegna matematica al liceo. Forza, Lucia, ragazzi, tu non con sai. Le risposte. Lucia, tu non sai, ma Scamarcio viene a fare il laboratorio con noi, di teatro, di nessuno mi ha mai avvisato, devo dire. Vabbè, Lucia, non è che possiamo star lì a dirti tutte le volte che arriva Scamarcio o Ronaldo. Ok, ragazzi, risposta era il prof Benetti. Vai con bravissimi, la 30 persone. Riccardo. Allora, classifica, vediamo. Niente, la Sara rimane ancorata sul primo posto, ma entra Manu Natale, quarta, giusto? Sì. Quarta. Chi è? Vediamo. Questa non è facile. Vediamo, Lucia. Vado io? Vai. Ok, allora, il nostro professor Terbizzi d'inglese, il prof Dainese, preside delle medie, il preside del liceo Frizzero o Alessandro. Alessandro, vai di posa. Senza il curruolo, tra l'altro. Vai di posa, servirebbe un fiocchio e un libro. Ce l'hai un libro da metterti così? No. Aspetta che lo prendo. Vai. Hai ancora 20 secondi per fare
te, se sei te. Lucia, che dici? Potrebbe, chissà, potrebbe. Se aiuta o porta fuori. Può bastare strada. O devo stare ancora così? Hai no, può bastare, non basta. Ah, ah, così, okay. Guarda, un altri due minuti così. 2-1, chi era? Era il professor Dainese. Era il nostro preside, prof Dainese, vediamo. Vediamo la classifica. Classifica, no. Niente, Sara non vuole muoversi, ma arriva Leti quarta. E boss, bene, la mucchina è sempre più tua. Ragazzi, siamo alla 27ª domanda, ne mancano ancora 7, poi è finita. Abbiamo finito. Attenzione, attenzione. Qui, ragazzi, non... Allora, vediamo. Allora, senti, Lucia, facciamo così. Io leggo quelli in italiano e tu leggi quelli in inglese. Sempre più difficili, vai. Sempre più difficile. Allora, il prof Traversi, Motoria, liceo alla primaria. Il prof Tasini, che entra, non mi pare di averlo incontrato finora, che insegna storia e filosofia al liceo, oppure International Brad Pitt, noto attore, e che meno noto per me, ma sarà un grandissimo attore anche lui, Owen Wilson. È quello che fa sì. La pubblicità del Crodino, dai. Eh sì, dai, l'analcolico biondo che fa impazzire il mondo. Riguarderò comunque attentamente per vedere se questo bambino c'era. Lucia, non vorrei dirtelo, ma comunque anche Brad Pitt è venuto diverse volte da noi, abbiamo fatto diverse riunioni, chi è? Era il prof Tasini. Perfetto, ragazzi, vediamo la classifica se si è mossa. Vediamo. Ecco, c'è un C che entra prepotentemente al quarto posto, ma gli altri rimangono dove sono. Sara Botta. Privacy, C. Comunque c'è chi è esperto di Brad Pitt in chat ha detto no, assolutamente Brad Pitt, no. Oh, questo bambino che si sistema il ciuffo con grande... No? Non c'è. Che figo. E chi è? Chi può essere? Allora, Alessandro, o sei tu, quindi direi di... Giusto, mi devo mettere di ciuffo. Perché non ho più capelli adesso. O il maestro Luca, avevo letto maestra Lucia, maestro Luca, prof Traversi, che ha queste due personalità. Stai così. O è il prof Frizziero, oppure il prof Manfrin. Guardatelo negli occhi. O maestro Mauro, anche qui c'è uno sdoppiamento. È vero, scusate, anche qua maestro. C'è... Maestro, è di maestro. Scusate. Per confondere, cioè, come italiano, cioè un po' così. Ogni tanto bisogna vedere se si capisce. È il maestro Mauro, il maestro Luca, Alessandro o Frizziero? 3, 2, 1. Lucia, chi è? Oh, maestro Mauro o prof Manfrin? Decidete voi chi, ma era lui. Avanti. Classifica, classificone. Boss si sta avvicinando a Sara. Boss si sta avvicinando a Sara, quindi Sara, se vuoi la mucchina, spediamo i premi. Ancora poco. Sara, se vuoi la mucchina, sbaglia. Allora, questa foto, ci sono tre persone. Voi dovete indovinare quella di destra. O il gatto. Anche perché il gatto, non so se... vai Lucia, chi può essere? Allora, maestra Gaia. Maestra Lucia F, prof Vedovato o prof Falcone? Sarà la maestra Lucia Freguia. O la nostra prof Vedovato di matematica. La maestra Gaia. Who knows? Chi può saperlo? Chissà. La professoressa Falcone, devo dire che l'ho già sentita. In effetti hai ragione, sì. Anche Lucia F. Ragazzi, Lucia F, sinceramente... Potevate aiutarmi un po', eh? Vabbè, però noi abbiamo degli indizi anche, no? Però... Vediamo quanti hanno indovinato. Era la professoressa Vedovato. Vedovato, bravissimi! Credo che sia uno dei risultati più alti, 53 sì. Persone. È uguale, dice una ragazza sulla chat. Vediamo. Si è mosso C, ma lui sta tallonando Sara Rodaelli, quindi ragazzi, ultime 5 domande, attenzione, che qua si gioca tutto. Vai Lucia. Chi è questo bambino? Allora, il maestro Luca oppure il maestro Mauro, Alessandro o Richard Gere? Allora, il maestro Luca è sempre quello che... Maestro Luca, professor Traversi.
cioè dipende da... è sempre lui che in questo caso è bello, si sta in questo caso in questo caso è nella veste di maestro Luca, quindi vediamo. Esatto, il maestro Mauro è sempre il prof Manfrin, ma... possono esserci anche due volte, perché no? Sì. Alessandro, se sei tu, fai un sorriso. Mi metto nella stessa posizione? Vai. Vai. Però. O sei tu o è Richard Gere, direi. Cioè, non ho dubbi. Vediamo, 3, 2, vediamo, vediamo, 1, ragazzi. Chi è? Ero io! Era Alessandro! Grazie ai tre che hanno detto che ero Richard Gere. Ecco, prego. Anche il maestro Luca è andato forte. Vediamo la classifica, sempre più vicino a Luigi e Sara. Mancano 4 foto, solo 4. Anzi, meno, perché poi ci sono 2 domande che non sono... Ah, giusto. Allora ne mancano 2, 3. Oh, attenzione qua. Allora, qui mi dedico io a questa foto. Allora, inconfondibile, quindi guardatela bene. Allora, è la professoressa Franceschini di matematica delle medie, la professoressa Boscolo, matematica, sempre delle medie, terza professoressa di matematica, poi l'abbiamo finita le medie, la prof Vedovato, oppure è la professoressa Petrarca di italiano. Vi faccio vedere a schermo intero ora. Alessandro, c'è qualcuno che insinua in chat che tu abbia messo la foto di Richard Gere, non si sa per quale motivo. Scusami, l'opzione di Richard Gere. chissà. C'è qualcuno in chat che, se guardate bene, è proprio lei. È proprio lei. Uguale. 3 secondi. Qualcuno che dice, rispetto a Tasini, magari Brad Pitt, Tasini. Grandi, 56 persone, era la professoressa Franceschini. Veramente. Perfetto. Vediamo la classifica, ragazzi. Devo dire che alla 30ª domanda non hanno premuto. Sara è andata terza, ragazzi. Marti arriva al primo posto e Pippi secondo. Ma scusa, Marti è arrivato dal nulla. Ma Marti è arrivato dal nulla, veramente. Avrà fatto i bonus da 2000 punti. Ragazzi, qua. Ma chi è Marti? Palesa. Oh, ragazzi, un ultimo bonus da 2000 punti. Ma è l'ultima domanda, questa, no? Ragazzi, l'ultima domanda. Importantissima. Allora, guardate. Concentrati. Questa foto bellissima. Normale che non ci sono le nostre opzioni, così non dobbiamo esattamente. Però potresti comunque replicarla. Vai, Lucia, chi potrebbe essere? Allora, leggiamo queste opzioni. Bensky, la professoressa Centis del liceo che insegna disegno, la professoressa Piergallini di francese, oppure prof Zanandrea del liceo che insegna matematica. Matematica. Vediamo. Qua è durissimo. Qui. Cioè, devo dire che Banksy diverse volte ha frequentato la nostra scuola. Sì. Però, diciamo che... È un'opzione papabile. Sembra di ricordare, scusami Riccardo, che questa è la penultima in realtà. È la penultima. Sì, manca un secondo. Eccoci però qua. Centis. Prego Riccardo, vai con la classifica. In una posa artistica, Marti è sempre salda al primo posto, insegue Luigi, terzo, C. Luigi vuole la mucchina. Luigi vuole la mucchina, niente da fare. Questa è l'ultima allora, Alessandro, giusto? Questa mi sa che è l'ultima, sì. È l'ultima. Ecco qua. Lucia, te la lascio. E sul finale rientrano le maestre. Allora, sarà questa maestra? Sì. Sarà finalmente questa maestra Barbara? Oppure la maestra Claudia? La maestra Grazia o la maestra Lucia T, che adesso ci rifarà la posa. Esatto. dall'altro lato ecco così. Esattamente, perfetto. Secondo me lei sì, vai un po' di frangetto. Vado con lo schermo intero. Ecco, se vi sembra la maestra Lucia T, però potrebbe essere Barbara, Claudia o Grazia. Devo dire che se la guardate bene, Lucia, ti senti tu? Chissà. 2, 1, scopriamolo. Vediamo. La maestra Grazia. Bravissime. Però comunque 8 persone.
Marti allora ha vinto a questo punto, Marti ha giusto? vinto, però mancano le ultime due domande che chiedo a tutti di rispondere. Sono solo Ok. una domanda, diciamo, Sondaggio. di sondaggio. Scusate, non mi veniva la parola. Sondaggio, comunque Lucia, 8 persone hanno detto che eri tu, i tuoi 8 fan, E soliti. alla Chi fine è il inferiore? vincitore, ragazzi. Allora, Bisogna vediamo, capire vediamo, chi è vediamo, vediamo. Marti. Marti, scrivici in chat chi sei. Esatto. Scrivici chi sei, così poi ti daremo il tuo premio. Soprattutto poi dovrai mandare Alessandro la mucchina. Quindi, Esatto, beh certo, secondo classificato. ecco, quindi rispondete a questa domanda Rispondete. se vi è piaciuto il game. Se vi è piaciuto Esatto. così, se vi è piaciuto Se vi è così, piaciuto Lucia, con ma la non ti dame. vediamo, eh. Io continuavo a rifare qua le pose. Vai Ormai. Alessandro. Vai Alessandro, che la Lucia ci rifà tutte le pose di Ah, questi quattro emoticon. Vai. scusa. Allora, prima Allora, questo quiz game vi è piaciuto opzione, Davide, vai così? Lucia. Oppure vi è piaciuto così? Vi è piaciuto? Veloce, che ormai è finito. Oh! È finita. Allora, diciamo che abbiamo avuto, guardate ragazzi, il 55 più 37. Lucia, prego, fai il conto che sei matematica tu. 40... Sì, 50% 52. più 37% cosa fa? E questa connessione è un attimo in difficoltà. Allora, Lucia, io facciamo le risposte più cliccate. Io faccio la dab e te fai quell'altra roba che non potrei farla. Allora, pronta? 3, 2, Via. 1, risposte più votate. Ok, l'ultima domanda, ragazzi. Ultima domanda, sondaggio. Il prossimo Ultimo quiz sondaggio e lo dopo ci sono i vorrei vincitori. su. Allora, Lucia, il prossimo quiz tu lo vorresti su fatti curiosi e cose strane. Non è male. Martellato Andrea, ti invitiamo a non usare linguaggi di Aneddoti di un certo tipo. storia e filosofia. Titoli di libri e film con emoji e figure. Oppure natura, scienze e giochi matematici. Tu cosa vorresti, Lucia? Ah, beh, Questo è fatti simpatico, curiosi. ragazzi. Provate a capire, ve li metto bene Fatti in curiosi. Allora, io quiz. dovrei tifare per i libri, però i fatti curiosi non mi dispiacciono. Devo dire che. Bene, anche giochi matematici devo dire che mi ispira particolarmente. Non perché tu insegni matematica, no, No, no. assolutamente. Storia e filosofia potrebbe spalancarci nuovi orizzonti, Nuovi chissà. orizzonti di conoscenza, chi lo sa? Ma fra 3 secondi scopriremo di cosa parliamo la prossima volta. Uno, Esatto, zero. esatto, esatto, Dobbiamo esatto. prepararci. Allora, il Oh prossimo mamma! quiz, orca, abbiamo un pareggio qua, C'è un ragazzi. pareggio! C'è un pareggio! Quindi dobbiamo mischiare fatti curiosi e cose strane più titoli di libri. Benissimo, ragazzi. Allora, la prossima edizione sarà su questi due temi. Adesso Direttore, se vediamo i l'avessimo fatto vincitori. apposta, se Vediamo il l'avessimo fatto apposta. podio. Al terzo posto, C. Olè! Al Ci. secondo posto, Luigi 2A, che vince la mucchina. Al primo posto, oh, Marti! Marti, grandissimo Marti, Marti, io vorrei grandissimo. capire chi sei, però. Mandaci un messaggio sulla live chat. Esatto, facci sapere chi sei perché così possiamo consegnarti il Ritirerai. premio e ci Così dirai anche come vorrai spenderlo, ci o no? mandi la tua Facciamoci un po' i mail fatti. e ti invieremo il buono da 10 euro. Grazie a tutti. Aspettate Grazie, che. veramente. Ci siamo divertiti noi da qui, spero anche voi da lì. Speriamo vi siate divertiti. Ah, ragazzi, sapete chi Assolutamente. è Martino Grande Borsembiante ha vinto! Martino, grande, 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 eccolo grandissimo. qua! Un Grande applauso! Martino. Complimenti! Bravissimo Martino, grande. Quindi vincono Bravi! le medie, non vorrei dire, però. Va Però bene. va Ci bene rifaremo. ragazzi, vi salutiamo. Vi Spero vi salutiamo siate e divertiti. esatto. Grazie della compagnia, grazie E Lucia, delle grazie foto. Alessandro Alla e delle prossima. foto. Grazie a tutti i prof Ciao. per le foto, alla prossima. Ciao a tutti. Ciao, 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 ciao. Ciao.